Queste sono le cose che piacciono particolarmente al Levanto Music Festival per tre ordini di motivi. Il primo perché riguarda una conversazione che riguarda la didattica, che è una cosa che sta molto a cuore al Levanto Music Festival. Il secondo motivo è che stiamo facendo una, come dire, una non sperimentazione, ma insomma stiamo lavorando in digitale. E il festival, il Levanto Music Festival non avrebbe avuto tutti gli spettatori che sta avendo e che ha fino a sabato, che è il finale del festival, se non ci fosse lo streaming e la possibilità di trasmettere concerti e conversazione digitale. Il terzo motivo sta nel relatore, che è Roberto Cipollina, che diciamo, Buongiorno a tutti. riunisce un po' queste belle cose che piacciono al Levanto Music Festival. È giovane, è appassionato oltre che di musica anche di didattica sulla musica, che è una cosa particolare e molto, molto importante, non solo per la musica. E tra l'altro il nome di Roberto Cipollina mi è stato proprio fatto dalla scuola, quindi vuol dire che è anche molto, molto apprezzato per il lavoro che fa qui a Levanto. Quindi io ho fatto questa piccola presentazione e lascio la parola a Tiziana, come facciamo normalmente per tutti gli eventi del festival, e poi al relatore, tra virgolette, a Roberto Cipollina. Sì, me la prendo volentieri la parola perché questo è un appuntamento interessante molto. Riprendiamo una conversazione come abbiamo fatto in luglio perché l'argomento unisce i temi di cui parlava Laura e il tema della didattica collegato con la memoria è veramente molto interessante. E devo dire, beh, poi ne parleremo, lo trovo particolarmente interessante in musica perché la memoria è un problema grave del musicista. E Roberto Cipollina è un chitarrista con un bellissimo percorso di chitarra classica, è una grande apertura perché si è dedicato ad altri generi, perché ha fatto composizione, perché è un trascrittore, si è dedicato molto a Mario Castelnuovo Tedesco, che è uno dei grandi autori per chitarra. E poi molto giovane si è dato alla didattica, evidentemente con un approccio particolarmente vivace, e questo approccio vivace, soprattutto nella scuola indirizzo, nella scuola media, è veramente fondamentale per gli studi musicali, per la prosecuzione, per la qualità degli studi musicali. Però la cosa che mi incuriosisce di più, confesso, in partenza è proprio il Palazzo della Memoria, cioè i palazzi della memoria cosa sono e come funzionano. E a questo punto cedo subito la parola a Roberto, così ci fa un quadro generale del perché affrontare l'argomento in questo modo e con questi strumenti. Beh, innanzitutto grazie per avermi invitato. È davvero un piacere parlare di queste cose che sono in realtà un pochino cadute in disuso. La memoria ormai non è così tanto considerata oggi. Poi pensiamo all'utilizzo del computer, del cellulare, alla stessa possibilità di avere sempre a portata di mano qualsiasi informazione senza doverla memorizzare. Un pochino ci ha resi poco vogliosi di memorizzare tante informazioni, eccetera, eccetera. In realtà, il problema della didattica l'ho riscontrato maggiormente il problema della memorizzazione su me stesso, perché mi ritrovavo con la chitarra a memorizzare una grande quantità di informazioni. La chitarra è uno strumento un po' particolare, perché ha delle diteggiature complesse. E per cui molto spesso ci ritroviamo a memorizzare informazioni, grandi dati, perché non possiamo leggere a prima vista molti dei pezzi che suoniamo. E per cui il vuoto di memoria al concerto è una di quelle cose che, che fanno impallidire chiunque, e bisogna trovare dei sistemi per ovviare a questi problemi. Ora, io i palazzi della memoria in realtà ho iniziato ad utilizzarli in altri ambiti, quindi dovevo memorizzare saggistica, libri, poesie, tutto il resto, però non c'è stato mai in tutti i libri che ho letto un riferimento di questi palazzi della memoria
nella musica. Non c'è, almeno di tutti i libri storici dei Palazzi della Memoria, nessuno fa riferimento alla musica, non c'è un metodo per memorizzare la musica. Il problema qual è? La musica è un concetto astratto e non ha degli elementi materiali che possono essere memorizzati facilmente con Palazzi della Memoria, perché Palazzi della Memoria funziona in una maniera abbastanza visiva. Ci sono delle immagini simboliche che noi sistemiamo nella nostra mente, che noi immaginiamo, e le immaginiamo in luoghi che fanno parte della memoria a lungo termine. Quindi come funzionano questi palazzi della memoria? Noi, per esempio, se vi chiedessi di dirmi come è fatta la vostra cucina, viene prima il forno, vengono prima i fornelli, il frigo, sapete benissimo quale parte della vostra cucina e come viene prima e come è sistemata la vostra cucina, proprio perché la vivete ogni giorno. Quindi questa cucina ormai è radicata nella vostra memoria a lungo termine. Quello che noi dobbiamo fare è creare delle immagini simboliche che rappresentano l'informazione e porle sulla vostra cucina, sul vostro fornello. Scusa Roberto, quello che stai dicendo fa pensare che siano appunto dei riferimenti di spazio, di luoghi praticamente, e anche la parola palazzi va interpretata così? Esattamente, sì. Sì. È tutto basato sulla sistemazione ordinata di informazioni in specifici luoghi. Infatti si chiama anche tecnica dei loci. Sì, fisici che noi poi dobbiamo attraversare con la nostra mente. In realtà è tutto uno sforzo immaginativo. Quindi noi letteralmente entriamo, con la nostra mente ovviamente, nella nostra casa, dalla porta, facciamo il giro in senso orario della nostra casa, quindi ci deve essere anche un senso, prendiamo ogni oggetto, ogni mobile presente nella nostra casa e lo utilizziamo per memorizzare determinate informazioni proprio in ordine, per come sono messe gli oggetti nel nostro palazzo della memoria. Quindi può essere casa nostra, una strada... Sì. No, dicevo, ci stai dicendo che è una questione di organizzazione? Sì, sì. E il punto è proprio questo. Non riuscivo a capire perché non si fosse applicato mai alla musica, e nella musica, come nella poesia, per dire, l'ordine delle informazioni è fondamentale, quindi perché mai non posso applicare questa tecnica alla musica? Io in realtà, prima di arrivare a un sistema che funzionasse con la musica, ho dovuto fare un po' di tentativi, sono passati in realtà un po' di anni che la utilizzo. Mentre la tecnica per la prassi comune, diciamo la memorizzazione di un saggio, di una poesia, eccetera, eccetera, questa la utilizzo da molti, molti anni, molti più anni, perché si trova nei libri, quindi si trova il sistema che più funziona e lo si usa tranquillamente. È un sistema che ha bisogno di tanta pratica, c'è questo da dire. Non ci si può aspettare di memorizzare grandissime quantità di informazioni in modo efficiente immediatamente, perché c'è bisogno di tanta fantasia e si devono capire i meccanismi. Infatti oggi volevo parlare un pochino proprio di questi meccanismi e spiegare un pochino come funziona la tecnica, di modo che chiunque ascolta può comunque applicarla normalmente a qualsiasi libro, a qualsiasi testo che voglio memorizzare, con può essere anche numeri, date, eccetera, eccetera. Certo, se ci fai qualche esempio pratico su cose che non siano musicali, ci agganciamo tutti e poi... Esatto. Allora, io vi condivido lo schermo perché ho preparato delle slide da farvi vedere. Ok. È visibile? Sì, perfettamente. Perfetto. Allora, queste dovevano essere le slide della conferenza, quindi parlo un po', faccio un excursus sui libri, vado in ordine un pochino così per come sono strutturate le slide, facendo conto che questa tecnica è molto antica. Stiamo parlando di una tecnica di più o meno 2500 anni. E le prime... I classici dell'arte oratoria citano tutti Simone di Liceo, che è stato colui che, a quanto pare, ha creato in modo quasi casuale questa tecnica, perché si ritrovò,
come ospite in un banchetto e si salvò per miracolo dalla caduta del tetto sul banchetto insieme a tutti gli, su tutti gli invitati. E fu l'unico che riuscì a memorizzare gli invitati proprio grazie alla loro posizione al tavolo. Quindi già si capisce benissimo come si fa, quanto sia importante la posizione di ogni oggetto, ogni persona, ogni elemento che loro chiamano immagine agentes nel locus, nel luogo in cui è posto. E lui con questa immaginazione ha creato questa tecnica. Ora la utilizzava, si utilizza la retorica de Regnum, in De Oratore di Cicerone, Istituzio Oratoria, Istituzione Oratoria di Quintiliano, e sono tutti libri che affermano quanto potente sia questa tecnica per loro nell'arte oratoria, che comunque già ai tempi di Quintiliano era in decadenza, ma in generale loro dicevano che come viene scritto su un foglio ciò che è dettato e quello si rilegge, alla stessa maniera si imprimono le informazioni nella mente e poi le si rileggono come se fosse un foglio. E sostanzialmente questo è il comportamento che si ha con questa tecnica. Poi oggi la memoria è stata un pochino... non si usa tantissimo, visto anche io ricordavo alle elementari di memorizzare tantissime poesie, alle medie, oggi non l'ho visto fare più, almeno nelle scuole, e almeno i miei cugini, per dire così, come gli allievi, i cugini piccoli, lo vedo, non memorizzano più così tante informazioni, poi facendo conto che hanno sempre a disposizione cellulare e computer, non fanno più ricerche, non tentano più di memorizzare così tante informazioni, e questo è un problema, soprattutto dal punto di vista quando si parla di contesti artistici. Io faccio il compositore, una delle fasi principali, una delle fasi iniziali della composizione è la fase del brainstorming. Si prendono tutta una serie di informazioni e con un flusso di coscienza si scrivono senza un particolare ordine, applicando particolare giudizio a queste informazioni, si buttano giù e successivamente si riordinano. Ora, queste informazioni una volta si pensava venissero come ispirazione, in realtà sono semplicemente informazioni che noi abbiamo acquisito grazie alla memoria. Sono informazioni che abbiamo tenuto nella memoria, abbiamo rielaborato, nella nostra mente ha rielaborato in modo del tutto personale, e dopo, e soltanto dopo, si prende la tecnica e si risistemano le informazioni fino ad arrivare al prodotto finito che è la composizione. E quindi è importantissimo da un punto di vista artistico la memorizzazione in generale. Poi i palazzi della memoria, da un punto di vista di studio, è di fondamentale importanza, perché una volta che determinate informazioni rimangono nella nostra mente, queste vengono elaborate non solo consciamente, ma spesso anche inconsciamente, come se rileggessimo sempre la stessa composizione, come se rileggessimo sempre le stesse parti del libro che ci è piaciuto di più o della poesia che ci è piaciuta di più. Pian piano la nostra mente inconsciamente riesce a elaborare queste informazioni. Ora, i greci dividevano la memoria in due categorie distinte, cioè la memoria naturale e la memoria artificiale. La memoria naturale è quella che utilizziamo tutti i giorni, che si basa sulla ripetizione, non è un metodo sofisticato, però è la nostra mente un pochino che stabilisce quali informazioni sono più importanti e quelle lo sono meno. Nella memoria naturale le informazioni più importanti sono quelle che hanno più impatto emotivo. E questa è una delle caratteristiche più importanti del palazzo della memoria. Perché quello che dobbiamo fare con le nostre immagini è creare con esse un impatto emotivo, di cui ora spiegherò un po' come fare, insomma. E la memoria artificiale, quella che loro definiscono artificiale, invece è quella memoria che attraverso stratagemmi ci permette di trasferire le informazioni da breve a lungo termine. Ora, io volevo fare un po' un esempio per far capire un pochino come funziona questo palazzo della memoria. Lasciamo stare la disposizione spaziale delle informazioni, ma cerchiamo di mettere un'informazione specifica nel divano di casa nostra, perché all'inizio è bene sempre iniziare con posti ben conosciuti, cioè posti che viviamo giornalmente. Una parte di questa memorizzazione utilizza la memoria che prima ho definito naturale, cioè quella che si sviluppa con la ripetizione.
Quindi dobbiamo collegare a determinate lettere e determinati numeri delle immagini che ci facciano da riferimento. Quindi, per esempio, dobbiamo memorizzare un 4, avremo un'immagine fissa per tutti i nostri palazzi della memoria che sia il 4. E questa immagine deve essere un oggetto o un animale, non devono essere immagini astratte. Quindi immaginiamo, per esempio, un 2, scelgo il 2 perché ha una forma abbastanza universale, un po' per tutti. Ora, qual è l'animale che prima, dalla forma del 2 suscita l'immagine, diciamo, la forma del 2 suscita l'immagine di quale animale? Cigno. Un coniglio in piedi. Ok. Solitamente un cigno. Il coniglio in piedi è come anche, per esempio, l'uncino, se diciamo l'oggetto. Alcuni mi hanno detto l'amo, alcuni la cruccia per i vestiti. L'importante, ora, è solitamente un cigno, ma l'importante è che quel collegamento sia personale. Se a lei è venuto in mente, se a te è venuto in mente il coniglio in piedi, è bene che si utilizzi il coniglio in piedi, perché è il primo collegamento mentale che è connesso al 2. Quindi anzi, voglio è importantissimo utilizzarlo per sempre. Un scoiattolo in piedi con la coda e una ghianda in mano che all'inizio... Perfetto. Siamo arrivati a un altro problema che avrei affrontato dopo, ma è importantissimo. Ho avuto la fortuna di introdurre questa tecnica a tantissime persone e ci sono vari livelli di creatività, di fantasia, ma anche di disciplina, eccetera, eccetera, nei confronti della tecnica. Ora, c'erano persone che non riuscivano a collegare neanche un'immagine a due, oppure ad altre numeri, perché questo è semplice, diciamo, poi appena la situazione si complica con numeri particolari diventa più difficile. Alcuni invece che trovavano 5, 6, 7 immagini per lo stesso numero. Ora, la cosa fondamentale è sceglierne uno che sia quello più forte, mentalmente crea la sinapsi più forte, e utilizzare sempre solo quello. Il motivo qual è? Che avremo nel corso degli anni di utilizzo di questa tecnica centinaia di palazzi nella memoria. Non possiamo ricordare che nel 2017 utilizzavamo il 2 col coniglio, nel 2019 abbiamo utilizzato il 2 con lo scoiattolo, perché comincia a diventare confusionario. Inoltre, può capitare che in una poesia spunti uno scoiattolo, e dobbiamo ricordare la parola scoiattolo, e in quel caso si fa confusione col 2, perché ha la stessa immagine. Quindi dobbiamo stabilire qual è il 2 e mantenere quello per ogni nostro palazzo della memoria. Questa è una delle cose fondamentali. Vabbè, io rischio solo con l'ago dei cigni, non rischio altro. Esatto, può capitare che ci siano, ma in quel caso si fanno collegamenti differenti. Il cigno che è, per esempio, del nostro palazzo della memoria, che rappresenta il 2, lo si immagina in gabbia. O lo si immagina congelato in un pezzo di ghiaccio. Si creano degli stratagemmi per differenziare il 2 cigno e il cigno cigno. Ora, proviamo con un altro numero che invece crea altri tipi di problemi. Cosa si può connettere all'8, solitamente? Una clessidra. Ok. Un cuoco grasso. Un cuoco grasso, perfetto. Una cosa che non è venuta è l'infinito. Molti dicono, è la prima cosa, ma banale non è per forza negativo. Anzi, a volte banale è quello più semplice da ricordare. Ma l'infinito comunque è un 8 appoggiato. È un 8 collegato. Ed è un'immagine astratta. Tanto vale memorizzare l'8 se dobbiamo memorizzare l'infinito. Invece quello che ci serve è un cuoco grasso, una clessidra. Queste sono immagini che rimangono molto più impressionamente, ma soprattutto possiamo elaborare in delle storie. Nel mio caso è un pupazzo di neve.
Va benissimo questa risposta. Beh, diciamo che a Levanto il pupazzo di neve è un po' difficile. È più facile, beh, un po' più grasso. Immaginate, immaginate, io vengo dalla Sicilia. Anche peggio. Anche peggio. Però forse per il desiderio di vedere un pupazzo di neve, che nel mio pupazzo della memoria c'è un pupazzo di neve. Ora, proviamo a memorizzare una data. Facciamo finta di dover memorizzare il 28 dicembre. La cosa che dovremmo fare, facciamo finta che dobbiamo memorizzarlo nel nostro divano, sul nostro divano, la cosa che dobbiamo fare è porre il 2 e l'8 sul divano, quindi un cigno e un pupazzo di neve sul nostro divano. Ogni volta che passeremo dal nostro divano avremo il numero 28 impresso nella memoria. Però, cosa dobbiamo fare prima di tutto? Immaginare con tantissimi dettagli queste immagini. Cioè il cigno lo dobbiamo immaginare con le sue piume in tutte, con tutti i sensi possibili e immaginabili, dobbiamo immaginarci il verso, il colore, la sensazione tattile al tocco col cigno. La stessa cosa dobbiamo fare anche con il nostro pupazzo di neve, che sicuramente sarà freddo, molto più morbido, avrà, immaginiamoci anche che so, il naso, il fasciacollo, se vogliamo aumentare i particolari. Tutte queste cose aiutano a memorizzare più facilmente le informazioni. Soprattutto quando magari non le ripassiamo per molto tempo, perché i palazzi della memoria hanno il vantaggio che non devono essere ripetuti tantissime volte. Si crea il palazzo della memoria oggi, lo si ripassa magari domani per essere sicuri di non aver scordato niente, fra un mese lo ripassiamo di nuovo e fra un anno un'altra volta. Poi è rimasto nella nostra memoria a lungo termine e non abbiamo più bisogno di ripassare, a differenza delle informazioni che invece memorizziamo ogni giorno, magari per un esame, e stiamo tutti i giorni a ripetere sempre le stesse cose, sempre cercando di mantenere lo stesso ordine e non uscendo dagli schemi. Invece col palazzo della memoria si fa il lavoro una volta, lo si ripete giusto per essere sicuri, e poi rimane impresso, se è fatto bene, ovviamente. Ora, questa immagine, già così, avere un cigno e un pupazzo di neve sul divano potrebbe aiutare a memorizzare l'immagine. Però c'è un sistema che aiuta tantissimo a memorizzarlo a lungo termine, ed è quello del creare un impatto emotivo con l'immagine, quindi creare una specie di storia con questa immagine. Dobbiamo memorizzare il 28 dicembre. Per me la prima cosa che penso al dicembre, quando penso al dicembre, è l'albero di Natale. Quindi che cosa immagino? Questo pupazzo di neve sta addobbando un albero di Natale sopra il divano in bilico. È in bilico. Immagino che mette tutte le palline sull'albero di Natale, arriva al puntale, al posto di voler mettere la stella cometa, mette un cigno in terracotta. Va per mettere il cigno in terracotta, cade con l'albero di Natale, si rompe il cigno in terracotta e lui cade a terra e si scioglie. Ora abbiamo due reazioni emozionali. Abbiamo intanto la comicità della scena, non succede tutti i giorni che un pupazzo di neve ci addobbi un albero sul divano. Poi c'è anche quel velo di tristezza quando cadono a terra e si rompono e rimangono lì e lì a guardarli. Quindi questi impatti emozionali sono quelli che fanno memorizzare a lungo termine le informazioni e sono di fondamentale importanza. Bisogna creare una storia con queste immagini. Sempre, e bisogna collegarle tra loro il più possibile. Lì sta la difficoltà, diciamo, del palazzo della memoria, cioè essere, diciamo, abbastanza originali e fantasiosi nel creare queste immagini, però è anche un bel passatempo, volendo, perché sì, magari spendiamo quel po' più di tempo all'inizio per ricordare queste immagini e creare una storia, ma alla fine abbiamo tutto un discorso e un'efficienza, perché non dobbiamo più domani ripensare al 28 dicembre, basta ci facciamo un giro per casa. Roberto, se io invece devo memorizzare il 28 agosto, posso raccontarmi un'altra storia sempre col cigno e il pupazzo di neve che sarà già sciolto, ovviamente. Esatto, lo immaginiamo già sciolto. Può capitare che ci sia il 28 dicembre e il 28 di agosto nello stesso palazzo della memoria. Ah. E allora lì consiglio di... Poi è differente da caso a caso, però quello che consiglio io è di ricordare il 28 separatamente
e poi collegarlo a due cose diverse. Magari uno lo facciamo appeso ad un albero di Natale, l'altro lo facciamo appeso ad un sole enorme che fa sciogliere il pozzo di neve. Cioè, inventiamo un'altra storia che potesse, che può collegare tutte e due le date. Ecco, non è necessario il divano, voglio dire. Il divano è un riferimento che hai scelto per il dicembre, per esempio. Ah, no. Invece è di fondamentale importanza il divano quando abbiamo più informazioni. E dobbiamo metterle in ordine. In questo caso il 28 dicembre era singolo, ma potremmo memorizzare prima il 28 dicembre, poi il 28 agosto, perché magari il 28 agosto è riferito all'anno successivo. E allora magari questi li mettiamo, il 28 lo mettiamo tra i due palazzi, tra i due loci, diciamo, e da una parte mettiamo il sole, l'albero di Natale prima, e poi un sole gigante nel loco successivo. Con questa immagine del 28 magari appesa tra i due. Questo sarebbe l'ideale. Si deve cercare sempre di elaborare le immagini in questo modo. Il divano deve essere angolare a 6 posti. Perché deve essere quello che ha a casa. Esattamente uguale, deve essere a casa sua. Il punto è questo. Devono essere... le immagini sono le informazioni a breve termine, ma tutto il resto deve essere già impresso nella nostra memoria. Altrimenti funziona. Ci sono delle tecniche mnemoniche in altri libri che utilizzano magari la Divina Commedia per memorizzare. Cioè ad ogni passo della Bibbia c'è un punto diverso della Divina Commedia per memorizzare. Però secondo me, o almeno per come la mia memoria funziona, possiamo dire, i luoghi funzionano meglio di luoghi astratti. O, per esempio, Giordano Bruno usava gli astri. Ora, non so quanto può essere facile memorizzare con gli astri. Prima dovevi memorizzare gli astri. Sì, bisogna conoscerli bene. Esatto. Invece, non voi l'abbiamo memorizzata, ci viviamo ogni giorno. Ma non deve essere per forza casa propria. Faccio il mio esempio. Se devo passare gli appunti di pedagogia musicale, vado a casa di mia zia. Faccio un giro a casa di mia zia, ovviamente mentale, che ricordo bene, e ripasso tutti gli appunti di pedagogia. Nella cattedrale della mia città ho diverse poesie, per esempio, memorizzate. Nel conservatorio ho diverse sinfonie di Beethoven. Quindi che cosa faccio? Mi pongo queste informazioni, quelle che mi servono, quelle che voglio memorizzare, in posti specifici, così quando voglio e quando mi servono faccio un giro e le vado recuperando. Perché c'è questa credenza comune che abbiamo una limitata quantità di memoria. In realtà non è così. Memorizziamo una grandissima quantità di informazioni che però rimangono sempre a livello inconscio. Cioè la nostra difficoltà non sta nel memorizzare, ma nel ripescare dalla memoria le informazioni. Infatti molto spesso ci capita... che so, di ricordare, non ricordare una data, poi succede qualcosa che la richiami a memoria, che so, passa una zanzara, vi ricordate che quella zanzara vi ricollega tantissime altre informazioni che vi portano a quella data o quel nome di persona. Non solamente funziona così a collegamenti, quindi anche queste immagini sono soltanto dei simboli che richiamano alle informazioni che esistono prevalentemente. Possiamo utilizzare per richiamare appunto queste informazioni qualsiasi luogo noi vogliamo. Arrivato a un certo punto, diciamo che finiscono pure questi luoghi di memorizzazione, perché che sono, una volta che si è fatto casa propria o le case proprie, magari quelle dell'infanzia, le scuole e i conservatori e tutti i luoghi che abbiamo visto nella nostra vita, a un certo punto finiscono in palazzo di memoria. Per esempio, l'anno scorso trasferirmi a Levanto mi è servito tantissimo in palazzo di memoria, perché finalmente ho potuto avere nuovi luoghi da esplorare con la mente. Per esempio, casa mia, per esempio, sto utilizzando adesso per questa discussione. La mia vecchia casa a Levanto la sto utilizzando per la mia discussione. Ho disposto tutti questi immagini agentes nella mia abitazione. Ma per dire il lungomare di Levanto, la scuola media di Levanto, tutti questi posti sono nuovi e mi aiutano a creare altri spazi per me, per la memorizzazione di questi dati. Dovessimo avere problemi, utilizziamo palazzi famosi,
secondo me, cioè, quello che ho utilizzato io è per esempio, che so, il Sydney Opera House, il Guggenheim Museum, ma anche gli Uffizi, sono luoghi di cui si trova la pianta, facilmente si trova la pianta su internet, possiamo vedere diverse immagini, quindi possiamo ricrearlo nella nostra mente, e dovessimo scordarlo, comunque bastano due clic per riprendere alla memoria questi luoghi importanti. Alcuni si creano delle case, per esempio Matteo Ricci, che fu uno dei più grandi memorizzatori. Facciamo conto che Matteo Ricci cercò di evangelizzare l'Asia, e lo fece memorizzando l'intera Bibbia, parola per parola, e riusciva anche a citarla dall'ultima parola alla prima. C'è un libro che si chiama The Memory Palace of Matteo Ricci, che è di Spencer, che proprio parla di come lui creava queste palazzi di memoria, e lui si inventava case, sostanzialmente. A un certo punto gli erano finiti i luoghi da memorizzare, si creava le sue piantine, si creava il suo, diventava lui interior designer, e si faceva e si creava le sue case. Ma questa cosa mi piace moltissimo, perché io ho poca memoria per i volti, molta per le case, e se c'è un sogno ricorrente che io faccio è inventare case che poi ricordo. Cioè mi piace moltissimo, le riconosco, le ricordo e le uso, a volte le memorizzo, le uso a volte per addormentarmi, che ripercorro delle case che conosco. Non avevo mai pensato di appoggiare su questo la memorizzazione di altri dati. Ma allora a te verrà facilissimo memorizzare con questa tecnica, perché se già sei abituati a camminare per questi luoghi, diciamo, è una cosa che ci si deve abituare alla fine, lo possiamo fare tutti mentalmente. Pensiamo di camminare in macchina e immaginarci la strada che dobbiamo fare per arrivare in un determinato luogo. Sì, sì. È esattamente la stessa cosa, soltanto che molto più in piccolo, quindi molto più facile, tra l'altro. Quindi lo facciamo in una casa, più o meno sappiamo come è strutturata. No, se non lo sappiamo. Di vedere un esempio un pochino più complesso, tipo una frase, allora, una poesia, una cosa... Sì, proviamo. Io ho provato anche con le lettere, perché poi nella musica vedremo come si utilizzano lettere e numeri alla stessa maniera in cui si è utilizzate per, in cui questi si sono utilizzati per date e per frasi. Allora, questa è una frase di Cicerone che si trova nel De Oratore, e mettiamo conto, noi vogliamo memorizzarla parola per parola. Non è una cosa che solitamente si fa, lo si fa per le poesie, ma parola per parola, se si deve fare un saggio, se ci si deve preparare per un esame, è quasi inutile. Però noi partiamo magari dal caso specifico, di modo che ci viene poi più facile memorizzare questo capitolo di un libro. Come facciamo? Una delle tecniche che ho sempre utilizzato fin da piccolo è ricordare la lettera iniziale di ogni parola. Metterla in ordine con gli accenti, le maiuscole, le minuscole e tutto il resto, ed anche la punteggiatura. E una volta che la si mette in ordine, queste lettere, le si mettono in ordine, queste lettere le memorizziamo in uno specifico luogo. Ora, solitamente con i bambini o con le persone a cui tento di insegnare questa tecnica, faccio utilizzare la loro casa, la loro cucina. Ovviamente qui utilizziamo un'immagine che vada bene un po' per tutti. Allora, la prima regola è di fare il giro in senso orario dell'abitazione. Quindi facciamo finta che noi stiamo guardando dalla porta d'ingresso questa cucina. La prima cosa sulla sinistra è il primo luogo che dobbiamo utilizzare. E man mano, girando in senso orario, utilizziamo i luoghi successivi. Quindi in questo caso saranno il tavolo da pranzo, poi ci sarà il frigo, poi ci sarà il forno e quindi il lavandino. Già questi quattro luoghi servono per memorizzare questa frase. E come facciamo? Alla stessa maniera dei numeri di poco fa. Quindi ad ogni lettera dobbiamo collegare un'immagine. E qui sta magari la parte che rallenta molti nella prima fase, perché immaginiamo di dover memorizzare un'immagine per ogni lettera dell'alfabeto. Lì è un lavoro che può richiedere del tempo. Però, nella maggior parte dei casi, dobbiamo utilizzare sempre la prima immagine che a noi viene in mente pensando a quella lettera o a quel numero. Quindi, comunque, una volta che la si crea, dovrebbe essere più facile memorizzarla. Ora,
Utilizzerò le immagini che ho nel mio palazzo della memoria, ovviamente, perché se no ci arriverebbe a creare storie, eccetera, eccetera. Ma nel mio caso, la L è un boomerang e la M è un diamante. Quindi cosa immagino? La L e la M le devo immaginare sul tavolo da pranzo. Ora, le posso immaginare benissimo sul tavolo da pranzo senza alcun altro riferimento, eccetera, eccetera, ma come nel caso del 28 dicembre, è bene ricordare, creare una storia con queste immagini. Quindi io immagino questo boomerang seduto alla sedia che tenta di mangiare una ciotola di diamanti, ovviamente il boomerang non ha una bocca, questi diamanti finiscono per essere lanciati a destra e a sinistra e lui si arrabbia perché non riesce a mangiarli. Quindi passiamo all'immagine successiva. In realtà sembra difficile, perché sto raccontando l'immagine, però una volta che si fa pratica, queste immagini vengono quasi spontaneamente nella mente, ci si diverte poi a crearle, a aggiungere particolari. Ovviamente, a proposito di particolari, il diamante ha una consistenza diversa del boomerang. Uno è in legno, l'altro riflette la luce anche in modo diverso. Tutte queste cose sono da tener conto. E anche il rumore che fa magari il boomerang bacchettando sulla ciotola di diamanti. Questo bisogna... Il fatto che hai disegnato il diamante a sinistra mentalmente non ti disturba? Cioè non è che ho bisogno di avere prima la L nell'ordine di direzione con cui scrivo? Solitamente sì, però... A destra? Sì, questi vanno memorizzati in ordine. In questo caso no, perché stiamo parlando di un articolo, quindi la memoria viene facile da ricordare. Però se ci sono parole... ricordarti che è un articolo, nel senso che poteva anche essere sì. Migliore lampada, ecco. Allora in quel caso erano sì. Sempre... C'è un altro fattore che entra in gioco qui, ma poi lo vedremo anche nella musica. Ogni volta che ripetiamo una frase, le cose che ricordiamo sempre più facilmente sono le prime parole. La recitiamo sempre dalle prime parole. Quelle sono quelle che rimangono maggiormente nella nostra memoria. È difficile che scordiamo che prima di memoria c'è il là, anche perché la memoria è il soggetto della frase, quindi... È più facile così memorizzare. Possiamo benissimo immaginare, guardando il tavolo, ora io ho dovuto utilizzare l'immagine da internet, ma se immaginiamo un tavolo di casa nostra, mettiamo il boomerang seduto sulla sedia a sinistra e la ciotola a destra. Non sulla sedia a sinistra, infatti, ma non so sì. Se ha importanza. Lì non c'era una sedia a sinistra. Molto più grande il diamante, che in realtà è molto piccolo, ma per me è più importante perché la parola memoria è più complicata che non l'articolo, che va un po' da sé. Sì, questa frase in realtà è più facile da memorizzare perché sappiamo di cosa stiamo parlando anche. Quindi teniamo conto del fatto che è l'inizio della frase, teniamo conto del fatto che ricordiamo di cosa parla. La memoria è proprio il discorso, è il punto fondamentale del discorso. Poi un'altra cosa è di non cercare immagini elaborate o di sforzarle in alcun modo. È sempre la prima cosa che viene in mente, nel mio caso la prima cosa che mi veniva in mente era quella. Stavo mangiando dei diamanti in una ciotola. Perché siamo in cucina, quindi... Sì, beh, certo. Questi sono i collegamenti che vengono, ma in realtà se qualcosa è più importante, gli si dà più importanza cambiandogli il colore pure, oppure illuminandolo in una particolare maniera, perché ci sono anche piccoli stratagemmi, di cui ovviamente non posso parlare perché sono tantissimi, ma per esempio bisogna immaginare la stanza ben illuminata, si può immaginare la stanza al buio. O, per esempio, una cosa che mi è capitato è di mettere un gatto, per esempio, mi è capitato di mettere un gatto dietro un pianoforte. Ora, facevo il giro del teatro e non riuscivo a trovare quel gatto proprio perché era messo dietro il pianoforte. Sembra una cosa strana, però ci ho pensato solo diversi giorni dopo che l'avevo messo male. Cioè, quel gatto doveva essere ben visibile, magari sopra il pianoforte, perché altrimenti non sarei riuscito a...
a ricordarlo. Senti, e per andare un attimo avanti, noto che Custode va dentro al forno. A me viene da pensare che è un collegamento molto utile, cioè il forno custodisce in effetti meglio che non il lavandino, per dire. Mm-hmm. È utile questo tipo di pensiero? O... È un po' troppo logico. Mm-hmm. Con Custode però possiamo utilizzare sempre... Allora, prima di tutto, Custode è una persona. Quando, almeno nella mia esperienza, quando si utilizzano persone, soprattutto persone che fanno lavori specifici, diventa un po' più debole l'immagine della nostra mente. Almeno in quella mia diventa più debole, per cui devo supportarla in qualche altro modo. Nel caso del custode, per esempio, quello che faccio è immaginarmi, sì, una persona che cammina davanti al forno perché deve, il forno custodisce una nave, nel mio caso, perché la dita rappresenta la nave. Però cammina con un mazzo di ferri di cavallo al posto di chiavi, perché il ferro di cavallo è la C. Quindi mi ricordo che sì, lui è custode, però è C-custode, ho due riferimenti alla stessa parola. Quindi quando sono immagini un po' deboli, si cerca di aggiungere particolari per evitare di Quindi hai dimenticare. aggiunto un personaggio, in effetti, un custode con le chiavi, la C è dentro alle chiavi, non è tanto nel Sì, custode. la C sono proprio le chiavi, lui ha un mazzo di C. Ha un mazzo di ferri di cavallo col quale poi chiude il forno, almeno tenta di chiudere il forno perché la prua poi della nave blocca la chiusura e lui si arrabbia perché non riesce a chiudere il forno. C'è sempre la storia che si deve creare. Per esempio, dopo c'è un'immagine particolare che è quella di E tesoro E. Ora, la T di tesoro non devo per forza memorizzarla con la T del mio palazzo della memoria. Perché tesoro è già un'immagine materiale. La prima cosa che mi viene in mente con tesoro è il forziere. Per cui quello che faccio è utilizzare le E del mio palazzo di memoria, che per me sono dei tridenti, e immaginare che so, i diamanti lanciati dalla rabbia del boomerang in giro per la casa, alcuni finiscano proprio verso il tesoro che tenta di pararsi con i suoi tridenti che brandisce Ma se no la T per te che immagine è la lettera? Ah, il T è un ombrello e nel mio caso. qui è inserito invece il concetto rispetto al... Sì, per esempio dopo c'è di tutte le cose. Ora, tutte non è rappresentabile con niente di materiale, per cui lo rappresento con una T. Quindi ho avuto anche la possibilità di utilizzare due T, ma in modo differente. Una è un tesoro e una è un ombrello. E infatti nella fase finale si ripetono due cose. La L e la C. La C l'abbiamo già vista con Custode, la L l'abbiamo vista seduta sul tavolo. E infatti era la memoria. Ora, questa L e questa C devono essere totalmente diverse da quelle prima, altrimenti si confondono facilmente. Oppure, se sono uguali, è perché è la stessa parola. Rappresento la stessa parola. Quindi devi avere Quindi, un boomerang fatto diverso e poi un ferro di cavallo che fa di un'altra colore cosa? diverso, per esempio. No, il colore del ferro di cavallo è bene mantenerlo grigio da Sì. ferro di cavallo. Cioè, le cose, diciamo, che richiamano bene l'immagine, è bene tenerle uguali, perché può capitare come... detto prima, magari con il lago dei cigni, quindi devi ricordare un cigno vero e un cigno che è la tua immagine mentale. Quindi magari il cigno immagine mentale lo immagini di un colore stranissimo, lo immagini viola, tutto viola, mentre quello vero lo immagini come un cigno vero. Quindi in questo caso è bene mantenere le caratteristiche reali poi che hanno le immagini. Nel lavandino vado mettendo una L boomerang che prende il sole sotto l'ombrello, che è la T di tutte le cose, e la C è il ferro di cavallo che gli tiene l'ombrello e cioè, tenta di non fargli gocciolare l'acqua del lavandino sulla testa. Queste sono le storie che si inventano sulle... La prima conclusione di questa parte mi sembra che le persone prive di immaginazione è bene che non abbiano a che fare con i palazzi della memoria, perché voglio dire, Allora, in realtà bisogna avere è... immaginazione per tante cose.
L'immaginazione è un'arma a doppio taglio, in realtà. È una persona che riesce a immaginare tanto quanto basta e funziona, diciamo, questa tecnica funziona meglio con loro che non con quelli che hanno tantissima immaginazione e poi finiscono per creare centinaia di immagini per una stessa parola. Però in realtà nessuno ci vieta di mettere queste immagini senza alcuna storia nel nosso lavandino, nel nostro connesso. Funzionano alla stessa maniera, non abbiamo problemi per far funzionare queste immagini così come sono. Semplicemente non hanno l'originalità che poi crea quell'emozione in più che porta a essere memorizzate più a lungo. Ma io sto parlando di immagini che fra un anno riuscirò a ricordare con la stessa precisione, riuscirò a ricordare quella frase nel minimo dettaglio fra un anno senza averla più ripassata. E questo è il vantaggio. Poi se loro devono arrivare all'interrogazione, mettono delle immagini veloci, poi pazienza, si dimenticano, forse è anche meglio che vengano dimenticate, così possono riutilizzare lo stesso pezzo di memoria per fare altre cose. L'originalità, la fantasia, si applica di più sulle storie, sull'inventiva delle storie, non tanto sull'immagine in sé, che può essere banale e semplice. L'importante è che comunque sia un po' diversa dalla realtà, ci deve essere qualcosa di particolare. Cioè, immaginiamo di memorizzare, che so, una formica. Dobbiamo memorizzare una formica nella nostra vasca da bagno. Ora, se questa è la formica, la immaginiamo piccola, che fa le cose ordinarie di una formica, non la ricorderemo mai. La cosa fondamentale è immaginare una formica completamente diversa e stravagante. Quindi immaginiamo di aprire la tendina del bagno e trovarci una formica di 1,70 m, non lo so, con magari una retina per capelli in testa che vi chiede un asciugamano e si copre perché imbarazzata. Quella la ricordiamo con molta più facilità della formica normale. Anche se balla al tip tap, per esempio. Sì, sì. Attenzione che se è collegata all'immagine della vasca è anche meglio. Perché se balla il tip tap in vasca, non lo so, ma se balla il tip tap ed è in palestra, allora sì. Perché è anche bene la posizione, è collegata alle posizioni. Ma noto due cose. La prima è che fai inventi sempre delle storie molto ironiche. Cioè, no, non mi hai ancora parlato di una formica che ammazza con un'ascia un canarino. Che, cioè, evidentemente si fa riferimento a un qualcosa di piacevole. Cioè, girare in questo palazzo della memoria dovrebbe essere, mi pare di capire, abbastanza piacevole, curioso, stravagante, ma non suscitare paura. Ecco. Anche sì, no, diciamo che può suscitare paura e probabilmente la paura è un sentimento più forte rispetto al divertimento e quindi funzionerebbe meglio. Ma è un po' una scelta. Cioè, se si vuole passare per immagini negative prima di un'interrogazione o di un esame, si è liberi di farlo, ma la cosa migliore sarebbe divertirsi nel processo e quindi memorizzare cose ironiche. Però penso che effettivamente la paura funzioni meglio dell'ironia in quel caso. E soprattutto se ci sono magari ricordi tristi che riusciamo a collegare alle immagini, quelli funzionano anche molto meglio della paura stessa. Ricordi tristi personali. Sì, certo. No. Facevo l'esempio della paura per uscire dall'ironia, no? Però sì, no, ma se evitiamo... esatto. Visto che c'è una memoria emozionale che è molto importante e adesso passeremo alla parte musicale, ovviamente lì diventa particolarmente importante l'emozione che ti ricorda un passaggio, una cosa che vuoi memorizzare. Sì, sì, e, sì. E l'altra cosa che mi piace vedere connessa è questo fatto della scelta, cioè la memoria a me è sempre apparso un problema di scelta, riesco a memorizzare perché ho fatto una scala di valori, perché ho scelto così era importante e che così era accessorio, cioè ho disegnato un panorama logico che in questo caso diventa un panorama concreto perché lo leggo a dei luoghi o a degli oggetti precisi ed è un po' quello che manca adesso, cioè l'idea che la memoria sia qualcosa che devi esercitare, non so, ripetendo, oppure che non serve più a niente perché tanto memorizza il computer. Però il computer ovviamente non sceglie o sceglie con altri criteri.
Quindi il fatto che ricordi quello che ti serve vuol dire che hai deciso che cosa ti serve e l'hai messo in un ordine per cui lo ricordi. Imparare alle scuole elementari a memoria serviva a esercitare la mente a fare delle scelte, a costruire delle funzioni logiche. E che questo manchi adesso è molto pericoloso, secondo me, perché poi il dato te lo puoi anche dimenticare, in effetti. Ma il perché vuoi ricordare una cosa, no, quello dovresti cercare di Esatto, mangiare. E lì ci vuole un grande spirito critico rispetto a quello che si legge, rispetto a quello che si studia, si devono capire le strutture. Sono cose che non vengono più allenate, assolutamente. Poi, secondo me, il cellulare, il tablet stanno creando proprio delle lacune grandissime nei bambini, che hanno anche più difficoltà a concentrarsi. Quando si immagina di viaggiare per la propria casa e inventare queste immagini, ci vuole una grande concentrazione, una grande calma, lo si fa magari in silenzio. Non lo so, un bambino abituato magari a 3.000 stimoli al secondo, se può riuscire a fare un lavoro del genere, se non è abituato. Questo è il problema. Secondo me, delle tecniche del genere nelle scuole dovrebbero essere insegnate, non tanto solo per la funzione pratica che hanno, perché secondo me un bambino che riesce ad applicare delle tecniche così avanzate riesce a andare benissimo a scuola, quando dal momento in cui all'elementare deve imparare una paginetta alle due paginette delle medie, poi ai capitoli alle superiori e ai libri all'università, si allena progressivamente questa tecnica piano piano nel corso degli anni, nelle sue capacità, quello che può fare, e si trova molto facilitato. Ma non è solo quello, è proprio si allena anche la capacità di concentrazione, si sta molto più tempo a elaborare le informazioni in mente. E con la musica, almeno a me, da un punto di vista per esempio compositivo, ha aiutato tantissimo. Le mie composizioni, al posto di buttarle di getto su un foglio, le immagino in mente con delle immagini, me le metto in ordine e poi vedo come sono strutturate, e solo quando già so più o meno la struttura di tutto il brano, le componenti che ne fanno parte, poi lo butto giù e è scritto. Sì, ma questo è un altro punto della cultura attuale che mi sembra abbastanza importante toccare, cioè la progettazione. Anche quando si scrive un articolo, un libro, un tema, una qualsiasi cosa, si è abituati che il computer fortunatamente ci permette di correggere, di spostare. Allora si comincia a scrivere. La classica domanda che fanno gli studenti: ma quanto deve essere lunga la tesi? E io mi arrabbio, dico, non è quella la domanda importante. Però attualmente è facile pensarla così. Cioè, devo fare 20 pagine, allora incollo roba per 20 pagine. L'idea di creo prima il panorama dei dati che mi servono, la costruzione logica di quello che voglio fare, è già avere in mano il tutto, e dopodiché, cioè, quindi si fa una scelta di partenza, dopodiché si costruisce anche emozionalmente e come espressivamente, creativamente, la cosa che si vuole. E questo nell'atto del comporre sicuramente molto importante, e da quell'unità che un tempo, cioè solo pensare che la carta era un bene preziosissimo, tu dovevi immaginare una sinfonia intera e poi scriverla. Se cominciavi a scrivere e poi buttavi via carta, facevi una cosa inconcepibile per il momento, anche perché poi ti toccava riscrivere tutto quello che avevi buttato via per inserire un'altra cosa. L'errore di battitura in una tesi del 1945-50 voleva dire riscrivere paginate di cose. Attualmente rivoluzioni tutto con qualche click, che è una bellissima cosa, però sì. L'idea di crearsi un palazzo costruttivo prima è sicuramente importante. Sì, il problema è che dove dato gli è altro, cioè, nel senso che non c'è niente di male nel brainstorming iniziale. Devo scrivere una tesi, butto giù tutto quello che mi viene in mente. Il problema è: butti giù quello che ti viene in mente o
incolli da altre parti e poi cerchi di sistemarlo alla meno peggio. Sì, sì, è bello. Mentre si copia e incolla, sì, nella nostra mente, si trovano collegamenti del tutto personali, perché alla fine quello che è la tesi non è tanto il contenuto, ma è l'elaborazione che fa la persona, quindi è il contributo personale che l'allievo sta facendo, certo, a quel determinato. È sempre stato così, ma adesso sta diventando un po' più difficile ottenere dagli studenti questo abito mentale, perché pensano subito al risultato finito e non alla gioia di costruirlo, no? Quindi sì, come... ma anche perché si devono sbrigare, devono laurearsi velocemente. Non è il pensiero, l'ho avuta pure io questa cosa, non è normalissima, però toglie tantissimo. In tantissimi campi, faccio il caso, voglio dire, del recovery plan, voglio dire, stanno tutti raccogliendo tutte le rumente di progetti che stanno in giro, di cui si è parlato, sognato, spiccato, eccetera, senza avere una visione generale. La stessa cosa si può dire, il mestiere che ho fatto per 40 anni, con grande fatica, di insegnare come si fa un progetto. Nel mio caso era un progetto europeo, ma vale per qualunque tipo di progetto. Ci sono, mi pare che il problema, diciamo, che riguarda tutta la vita professionale di chiunque è avere un metodo. Cioè, il metodo per quello che riguarda la progettazione, il project cycle management, che è una cosa che, voglio dire, tutti abbiamo dovuto leggere dei libroni di 300 pagine, però è veramente metodo e buonsenso. Cioè, non è niente di straordinariamente complesso. Nel corso che ho all'università, e no, ci sono pochissimi italiani, e quindi è una cosa, non è un fatto secondario, però ognuno è, diciamo, all'inizio ha il problema di dire: vabbè, ma io devo diventare un europrogettista in 2 mesi. E in realtà, voglio dire, si capisce che c'è un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Devo dire che poi sono molto contenti di essere, come dire, di essere stati condotti per mano a ragionare, a usare la prova, che è esattamente quello che diceva Tiziana. Però io a questo punto sono curiosissima della musica. Però aspetta, prima della musica, io ero curiosissima di un'altra cosa. Tu hai studiato giurisprudenza, che è una materia dove la memoria è fondamentale. Che uso hai fatto della memoria e che scamotage hai trovato? Dunque, io ho un problema tra virgolette, ho un dono che mi viene non so da chi e non so da dove, che ho una memoria mostruosa. Io non ho mai avuto problemi di memoria. Non mi chiedete perché, io devo dire, non dico che per me, perché insomma con l'età poi la memoria un po' diventa così selettiva, come diceva mia mamma, che tante cose proprio non si memorizzano per niente perché vengono considerate di serie B. Io non lo, infatti era una domanda che volevo fare, cioè i palazzi della memoria, cioè adesso mi rendo conto che mi servono per la ragione di età, perché in tanti anni ho accumulato tante informazioni, quindi non sempre riesco a tirarle fuori nel momento giusto e nel modo giusto, quindi adesso mi serve. Però io devo dire, arrivata a 68 anni, io non ricordo di avere mai avuto un problema di memoria, né per gli esami, né per, non so, io ricordo che quando ho fatto l'esame per l'orientamento scolastico, erano tutti sbalorditi perché ero in grado, credo, di essere arrivati a ripetere 25 numeri a rovescio, che era una cosa che mi guardavano tutti con gli occhi sbarrati. Io per i numeri e per tante cose, per esempio col nostro festival, abbiamo mediamente una cinquantina di persone che si prenotano tutte le sere. Io ricordo i nomi di tutti, cioè non ho bisogno di vedere lo scritto. Quindi io confesso questo mio problema, tra virgolette, che ho un dono di memoria assolutamente strepitoso, che mi ha aiutato tutta la vita. Io confesso invece che ho generalmente una buona memoria, ma la memoria proprio in campo musicale
è stato un problema per me, cioè il buco di memoria l'abbiamo vissuto poi un po' tutti quanti, ne parlava prima anche Roberto, non sapevamo, non abbiamo mai saputo bene come affrontarlo. Quindi le tecniche di memorizzazione sono a volte armoniche, a volte... Io ho uno studente che memorizzava nota per nota una cosa dopo l'altra e basta, ripeteva e si diceva le note dalla prima all'ultima di un'intera sonata e memorizzava così. Altri memorizzano invece molto la posizione fisica, oppure chiaramente anche se non è una memorizzazione armonica memorizzano le melodie, però siamo un po' nell'abbandono su quali tecniche usare se non c'è proprio un insegnante specializzato. Ma in realtà punto, allora Roberto. Sì, no, ma il palazzo della memoria serve come aiuto alla memoria naturale. Se già abbiamo un'ottima memoria naturale, palazzo della memoria è solo un rinforzo di quella memoria naturale. Io pure ho molta facilità a ricordare i numeri, ma faccio difficoltà a ricordare i nomi. Quindi devo sempre crearmi dei palazzi della memoria per le persone che conosco, soprattutto all'inizio dell'anno quando devo incontrare quei 14-15 bambini nuovi, insomma 18, eccetera, e devo ricordarli tutti i nomi, e allora lì mi comincio a creare i palazzi della memoria finché poi non diventa naturale ricordarmi tutti, magari che classe sono messi, eccetera, eccetera. Allora io dovrei avere un ombrello con un ferro di cavallo sotto, partendo dalle mie iniziali. Praticamente sì. Sì. Nel tuo caso c'è un'anfora. Ah. Sì. E di solito basta, non c'è bisogno di metterlo in un palazzo, basta porlo sulla testa della persona. quindi si immagina la persona con determinato oggetto sulla testa e si riporta. Mentre il fatto che con l'età si pensi, si dimenticano le cose, in realtà è perché le cose sono aumentate con l'età, credo. Quindi l'unica cosa da fare è magari metterle più in ordine, ordinarle in un'altra maniera. Perché ci sono state diverse ricerche che hanno attestato invece che con l'età la memoria probabilmente aumenta, soprattutto per i ricordi d'infanzia, soprattutto per i ricordi a lungo termine, quelli che magari durante l'adolescenza non riusciamo a capire, e ritornano questi. Poi ci sono particolari memorie naturali talentuose, quindi persone che riescono a ricordare tantissime informazioni perché riescono a ricordarle. Per esempio si credeva prima esistesse la memoria fotografica o eidetica, che è quella capacità di memorizzazione nel minimo dettaglio e a lungo termine di informazioni senza quasi alcuno sforzo. Se pensiamo a Mozart, il classico evento che si ricorda è della sua trascrizione a memoria di Miserere, per dire di Allegri. Lì si credeva Mozart avesse una memoria eidetica, poi magari si trovano delle strutture ripetitive nel Miserere di Allegri, come afferma Sloboda, per esempio, nella mente musicale, delle strutture ripetitive, poi il fatto che sia ancorato nella tonalità, e la tonalità è una struttura che potremmo utilizzare per memorizzare. In più l'ha ascoltato un paio di volte, quindi possiamo immaginarci che nel primo ascolto ha memorizzato l'arco generale, poi c'è un testo che aiuta tantissimo, il testo aiuta sempre tantissimo a memorizzare la musica. Pensiamo alla musica pop che ricordiamo anche quando non vogliamo, quando non vorremmo, e ricordiamo sempre le canzoni pop che passano alla radio. Perché magari ricordiamo il testo e nel momento in cui prendiamo le prime due parole del testo abbiamo già la melodia ben impressa nella mente. Questa è un'altra tecnica, tra l'altro, di memorizzazione abbastanza efficace. Oppure se pensiamo a Toscanini nella sua vita ha sempre diretto a memoria. Stiamo parlando di 500 opere, tra opere liriche e sinfoniche quasi. Leggevo la biografia di Sachs, che è stata pubblicata nel 2015. Toscanini aveva problemi a memorizzare le composizioni non tonali. Non sapeva come Furtwängler facesse a dirigere musica di Schoenberg, per dire. Perché non era basata su quelle strutture tonali che lui utilizzava sicuramente per memorizzare. Si credeva che Toscanini avesse memoria eidetica. In realtà sappiamo che
realtà non esiste. Può avere una memoria naturale molto sviluppata, ma un'eidetica... Ma quando hai una costruzione armonica già molto chiara, come può essere quella di una... di un miserere del Settecento, è una griglia che ti aiuta molto, è come avere appunto la cucina di casa già pronta, no? Esatto. Hai dei riferimenti importanti. Sì. Quando invece sei dentro a Schoenberg, effettivamente devi fare... In realtà no, tutta la musica si basa, almeno per quello che posso dire io, per quello che ho studiato, che ho visto nelle composizioni che ho analizzato, tutta la musica si basa su pattern. Lo vedo quando compongo, anche se compongo musica tonale, comunque mi baso su pattern e strutture che non sono quelle classiche, diciamo tradizionali, potremmo dire, ma ci si basa sempre su pattern. Però quello che si deve fare. Sicuramente meno simmetrici e meno ripetitivi, anche l'ambito tonale viene affermato molto meno nella musica contemporanea, per cui poi hai un insieme di idee che si sviluppano in modo meno geometrico. Pensiamo per esempio all'improvvisazione, o al che in teoria sì, si può strutturare, ma la base è quella di andare liberi verso una costruzione personale. Anche lì in realtà si possono estrapolare dei pattern, perché sono quelli che il compositore utilizza per creare il suo discorso musicale. Magari non è neanche conscio quando li crea. Molto spesso ci si trova a creare una struttura e poi rendersi conto, solo dopo rendersi conto che è una struttura effettivamente. Il brano si crea quasi, sì, quasi da solo. Quando studi musica di altri devi possedere quelle strutture per memorizzarle, se no è un paesaggio che veramente non conosci per niente. Se è musica tonale le strutture ce le abbiamo già. E soprattutto quando abbiamo strutture formali, anche semplici, o meglio, tradizionali. Sappiamo che una sonata è fatta in un certo modo e la studiamo basandoci su quelle strutture. Una fuga è fatta in un certo modo, ci basiamo su quelle strutture. Quando è musica atonale, in realtà possiamo, analizzando il brano molto approfonditamente, trovare strutture ovunque. Lo faccio in un brano di Berg come lo faccio in un brano di Schoenberg. Sono tutti basati su strutture, sulla ripetizione. Se non è letterale, è sempre di piccoli spunti melodici, piccoli spunti ritmici. Certo, ma per discernere quelle strutture devi analizzare abbastanza a lungo e conoscere bene il linguaggio, insomma, che viene usato. E questo è il problema principale nell'applicazione della musica. Io purtroppo a scuola, per esempio, con i bambini delle elementari, visto che abbiamo anche suonato musica di Jean-Baptiste Di, Mussorgsky, quindi musica abbastanza difficile da analizzare, non posso applicarlo, farlo applicare a bambini che devono ancora imparare i rudimenti dello strumento. Il punto dell'applicazione di questa tecnica ai palazzi della memoria è proprio il riconoscimento di strutture anche in musica molto complessa. Bisogna prima interiorizzare bene il pezzo, capirlo da ogni punto di vista per capire su quali pattern si basa, e poi ricordare questi pattern nei palazzi della memoria per ricordarne le parti. Per questo un Toscanini che aveva una grande abilità. Ci fai degli esempi abbastanza semplici? Sì. Allora, avevo preparato, per esempio, un pezzo pop. Nella musica pop abbiamo poche informazioni parallele, quindi è più facile iniziare un pezzo pop perché abbiamo poche informazioni parallele, una struttura armonica più o meno semplice, anche se a volte non è sempre così, quindi non è sempre così, ma possiamo dividere anche le sezioni e ricordarne 4-5 per ricordare l'intero brano. Ora, se qua si sblocca, faccio vedere. Ok, la sezione per esempio la canzone Fiori Rosa, Fiori di Pesco è divisa in varie sezioni. Ho scelto questa canzone perché ha anche delle piccole accortezze armoniche che non sono
comuni nella musica pop. Quindi già cominciamo ad avere un linguaggio leggermente più complesso per poi arrivare a quello della musica classica, che ovviamente poi la musica classica nella maggior parte dei casi sviluppa contrappunto, armonie un po' più complesse, diverse modulazioni di cui dobbiamo tener conto quando al momento della memorizzazione. In questo caso l'ho diviso in sezioni. Le sezioni gialle divise in due battute hanno semplicemente la stessa struttura armonica dell'introduzione, delle due battute dell'introduzione. E come facciamo a memorizzare, per esempio, questa introduzione qui? Ora io faccio ascoltare un po' il pezzo, così magari anche quelli che non riescono a vederlo all'interezza. Allora, questa è l'introduzione, la parte gialla, per capirci. Cosa dobbiamo ricordare? Le note della melodia, in realtà, sono quelle che ogni volta che ascoltiamo il pezzo, ascoltiamo maggiormente. Mettiamo play nell'MP3, le prime note che ascoltiamo sono quelle delle prime due battute. Ogni volta che ricordiamo la parte iniziale, ricordiamo le prime due battute. È difficile che le dimentichiamo. Quindi cosa dobbiamo ricordare è la tonalità d'impianto, che nel mio caso non ho dovuto mai memorizzare, quindi è anche un discorso di efficienza ci si basa sull'esperienza con la nostra memoria. Se noi abbiamo tanta facilità a ricordare ritmi, tonalità d'impianto, sezioni melodiche attraverso il testo, è inutile che mettiamo nei palazzi della memoria queste cose che vengono spontanee a ricordare, mentre ricordiamo le cose che sono più difficili da memorizzare. In questo caso memorizziamo l'armonia. Ora, nella musica come facciamo? Al posto di creare un nuovo sistema per memorizzare la musica che magari non utilizzasse tutto il lavoro che già fatto per ricordare libri, prosa e varie poesie, eccetera, ho utilizzato le stesse identiche immagini che ho con lettere e numeri. Le lettere rappresentano l'armonia, i numeri la melodia. L'armonia viene rappresentata nel sistema anglosassone, perché è una questione anche di facilità, abbiamo quindi il do con la C, il re con la T e così via. I numeri sono i gradi in riferimento alla tonalità di impianto. Quindi se siamo in do maggiore, l'1 è il do, il 2 è il re, e se siamo per esempio in sol maggiore, abbiamo il fa che è il 7, che è il fa diesis, ma non dobbiamo indicare l'alterazione, perché sappiamo che siamo in sol maggiore, tutti fa sono diesis. Quindi cominciamo ad essere già più efficienti nella rappresentazione mentale del brano. L'armonia che immaginiamo per lettere, in questo caso la dividiamo per battute, quindi abbiamo fa e do e poi re maggiore. Ora, fa do lo memorizziamo con l'immagine corrispondente alla F e l'immagine corrispondente alla C. Li mettiamo semplicemente una dopo l'altra e va bene anche nello stesso locus, non c'è bisogno di utilizzare un locus per ogni lettera, perché se ne avrebbero troppi. Quindi si ha la cadenza iniziale e poi quella del re che risolve al sol minore. Ora, quando arriviamo al re, abbiamo il fa diesis, che tecnicamente è fuori dalla tonalità di do maggiore, che è quella di impianto. Quindi cosa facciamo? Immaginiamo il re come cadenza, cioè immaginiamo che il re abbia un attributo che lo indichi come cadenza. Quello che ho elaborato nei miei palazzi di memoria è quello di mettere un copricapo a queste lettere per indicare che sono cadenza. Quindi le cadenze principali, quelle che ci servono maggiormente, sono la cadenza perfetta, quella plagale e quella evitata. Per questo è già l'argomento va nello specifico musicale, quindi purtroppo quelli che ascoltano e non fanno musica magari possono non seguire. Allora, la cadenza perfetta, che è il quinto primo, rappresentiamo su un quinto grado una corona. Quindi immaginiamo, in questo caso è un quinto primo, abbiamo il re, che è la D, con una corona sulla testa.
Intesa come oggetto che ti metti in testa, non come colonna musicale, sia chiaro. Ah, sì, sì, certo, come oggetto che si mette in testa, come copri capo. Dovesse essere questa, in caso dovessimo avere una cadenza plagale, in quel caso mettiamo una mitra papale in testa. Nel caso della cadenza evitata, un elmetto militare. Quindi cadenza perfetta, corona, mitra papale, cadenza plagale, cadenza evitata, abbiamo l'elmetto. Questo perché? Perché molto spesso ci troviamo a modulare in un pezzo, ma non serve anche solo modulare, bastano delle dominanti secondarie per già cambiare le alterazioni della melodia che si trova sopra. Al posto di ricordare tutte le alterazioni di ogni nota della melodia, che magari vogliamo pure ricordare a memoria perché abbiamo facilità a ricordare la melodia a memoria, sappiamo la struttura armonica, sappiamo che quel re forma una cadenza perfetta col sol minore, quindi tutti i fa sono diesis, tutti si sono bemolli, e anche tutti i mi, come dovessero ascoltare. Il sol, la cadenza perfetta qui si poteva risolvere sul sol maggiore, benissimo. Invece abbiamo un sol minore, quel sol minore dobbiamo indicarlo come minore. Ora, c'è un'altra tecnica per imparare gli accordi maggiori, minori, diminuiti o semidiminuiti e eccedenti. Gli accordi maggiori sono tutti con una lancia fissata. Quindi se torniamo alla tristezza di prima, qui ci possiamo arrivare. La lancia dritta è un accordo minore, la lancia col più è un accordo maggiore, diminuito o eccedente, quindi rispettivamente quinta e terza specie per quelli che fanno un'unione tradizionale, è col pallino. E il triangolo è l'accordo eccedente, quindi una lancia col finale di lancia diverso, con l'impugnatura differente. Il sol, che sarebbe la G, nel sistema anglosassone, ha una lancia dritta infilzata. Questo semplicemente ci aiuta a ricordare tutta la struttura armonica delle prime quattro battute. Il sol poi va al la, e il la avrà una corona perché ha il do diesis, che è esterna alla tonalità di do maggiore. Do diesis che poi risolve a re minore, e re minore non ha bisogno di alcuna indicazione perché è esattamente consona alla tonalità di impianto. Senti, e questo è per ricordare la struttura armonica. Tu usi questo sistema con i ragazzi, quindi con ragazzi della media fra gli 11 e i 14 poi, anni? I ragazzi della media non è possibile, appunto, perché hanno appena iniziato a approcciarsi allo strumento, ma non è possibile perché non ci riescono, non è possibile perché c'è troppo poco tempo. Devo pure far pratica con la chitarra. E allora, come, cosa riesci a usare del sistema Palazzi della Memoria con ragazzi di quell'età in quella situazione, cioè in una scuola indirizzo, ma non in un istituto? Allora, lo posso utilizzare soltanto i ragazzi che hanno avuto un precedente musicale. E in realtà quelli che hanno avuto un precedente musicale lo devono aver avuto pure di teoria musicale, che è quello che insegno io sempre quando inizio a fare musica. Tento sempre di far capire che esistono le cadenze, che le faccio sentire, perché molto spesso suonano soltanto digitalmente e non sentono. Per me la cosa fondamentale, prima ancora di teoria musicale, solfeggio e quello che vogliamo, è l'allenamento dell'orecchio. Ed è grave che i bambini a 10, 14, 13 anni ancora non abbiano un orecchio sviluppato facendo musica per sentire determinate cose. Se io tento magari di far cantare una melodia dei bambini, non riescono a volte a cantarla. Questo è grave. Questo è un difetto che purtroppo vedo anche nei conservatori. Molte sì, ma conservatori. Infatti è interessante, perché è interessante il lavoro anche preparatorio per distinguere le immagini, cioè se non distingui gli accordi, se non ne hai una sensazione, non hai un riferimento chiaro, non riesci a fare l'immagine che poi ti riporta quel riferimento. Per questo ti chiedevo il livello, il momento. È come parlare di colori a un cieco, è impossibile. Sì. Prima devono imparare a sentire e poi applicare quello che sentono a tutte le immagini che vogliamo. Posso anche non dirgli che quella è una cadenza, però gli faccio sentire la cadenza quinto primo e gli dico questa qua la rappresenti con la corona. Non gli dico che è una cadenza, non gli dico che è una cadenza perfetta, non importa come si chiama, l'importante è che lo sentano. E lo sentano nella loro mente, perché poi quando vanno a, non dico trascrivere il brano nota per nota su un foglio, ma anche suonarlo, ricordano che lì c'è una cadenza perfetta, lì c'è quella corona particolare che li fa risolvere il sol minore. Sì, ma poi la scrittura musicale è già molto sintetica, no? Se poi prendi gli accordi come li trovi scritti anche qui nelle...
nella musica pop ti basta una lettera per avere già una, un riferimento all'orecchio. Spesso nella musica colta lo si usa meno perché hai più una visione di tutto quello che devi fare, delle note scritte, e le produci perché sono scritte, non le ricevi con la stessa forza. E questo è un altro problema, uno dei problemi del conservatore, cioè prepara il musicista esecutore soltanto ad eseguire, ma non a capire spesso quello che sta seguendo. E secondo me si dovrebbe studiare composizione a prescindere nei conservatori. Teoria musicale a livello avanzato nei conservatori, perché mi sono accorto che soltanto studiando composizione e analizzando nel minimo dettaglio i brani, anche grazie alla memorizzazione, perché poi quando devi memorizzarli sei obbligato ad analizzarli nel minimo dettaglio e ti accorgi di tantissimi particolari che a volte neanche eseguendo il brano centinaia di volte vengono fuori. Tantissimi particolari, tantissimi collegamenti, e pensi che magari la sezione finale di un'intera sinfonia si ricollega alla prima e non ne avevi idea, perché passano 20 minuti dall'inizio alla fine, per dire. Sono tante cose che ti accorgi soltanto quando le hai tutte in mente. Cominci a capire tante connessioni, cominci a sviluppare un senso per il brano e un senso formale, ed è per questo che, per esempio, direttori d'orchestra tipo Toscanini erano avanzatissime per i loro tempi, secondo me, anche adesso, come tecnica direttoriale, ma proprio perché riuscivano a vedere il brano nel loro interesse. Toscanini riusciva a memorizzare 3 ore e mezza di brani di Wagner e avere una coerenza formale per 3 ore e mezza di musica è difficilissimo. Lo puoi fare soltanto quando hai ben in chiaro nella memoria tutta la composizione, non quando la vai a leggere con una partitura. E nella memorizzazione musicale credo che appunto abbia una certa importanza anche l'emozione con cui tu ricordi un certo passaggio, no? Quando dicevi che è importante colorare il cigno o il boomerang, no? Quelli possono essere dei colori emozionali che entrano già nell'interpretazione, o secondo te per la memorizzazione si può passare? In parte sì. In parte sì, ma quelle sono strategie aggiuntive che servono a memorizzarlo a lungo termine. Quando poi noi andiamo a guardare, siamo in un concerto, non ci mettiamo a girare casa. Semplicemente facciamo apparire le immagini in ordine, per come sono messe, ma ci pensiamo per una frazione di secondo, non pensiamo a tutta la storia. La storia ci serve quando non abbiamo quell'informazione, non abbiamo ripassato quell'informazione per 1 o 2 anni, e allora lì, grazie alla storia, riusciamo a ricollegare i vari punti del discorso musicale. Quindi, volendo, possiamo collegarlo benissimo, nessuno ci vieta di collegarlo all'emozione che offre la musica, ma anche l'emozione che offre la musica spesso non è uguale da oggi al domani. Cosa ci può esprimere una cosa oggi? Anzi, è forse pericoloso a volte mantenersi. Sì, mi interessava. Ed è di nuovo un problema di scelta e di misura e di consapevolezza, no? Di quello che stai memorizzando. In realtà è tutto, alla base di tutto sta il buon senso. Se si pensa che una cosa può far male, non la si fa e si tentano altre vie. La via emozionale serve per memorizzare a lungo termine. Evitiamo di, con quella, inficiare l'esecuzione del brano. L'esecuzione del brano deve essere libera. Ora, io sono chitarrista e ho dovuto memorizzare tantissima musica a memoria. Si utilizzano tanti stratagemmi, si utilizzano la memoria tattile, la memoria analitica, quella quindi dell'armonia, eccetera, eccetera, la memoria associativa, per un certo senso, quella visiva, quando si ricordano parti delle partiture. Ma, e i chitarristi che ascoltano sanno benissimo, può capitare di fermarsi in un brano di Mauro Giuliani, e non avere problemi a ripartire quando si vuole o a improvvisare qualcosa per riprendere, ma proviamo a fermarci in una fuga di Bach nel momento che sto culminando della stretta. Lì i problemi sono tantissimi ed è difficile poi riprendersi. Si deve ritrovare un punto noto. Sì, anche perché hai l'impressione di perdere qualsiasi appiglio a quel punto. E soprattutto nella chitarra, che ha diteggiature complesse, proprio la sequenza di dita non si può più riprendere, e lì diventa veramente problematico riniziare il discorso musicale.
Mentre con i palazzi della memoria possiamo ricordare quello che ci è utile per vedere nella nostra mente la partitura come se la stessimo leggendola, ma non dobbiamo focalizzarci su ogni punto, semplicemente la seguiamo mentre suoniamo proprio per evitare, in previsione del fantomatico errore o del fantomatico vuoto di memoria. La guardiamo, la seguiamo e appena arriviamo al punto in cui abbiamo il problema sappiamo esattamente dove siamo arrivati, sappiamo come riprendere perché magari prendiamo anche altri riferimenti che non sono solo armonici ma anche tattili perché poi si ricollegano, poi non poi ricolleghiamo anche tutte queste caratteristiche di memoria naturale e possiamo riprendere il brano da dove si era interrotto, cerchiamo di non si dimentica più così facilmente una volta che lo si è analizzato poi con questa, anche con questa profondità. Bene, senti, abbiamo fatto una lunghissima conversazione, credo che sia bene cercare di condensare un attimo, ti chiedevo se hai qualche esempio, qualche cosa che non abbiamo toccato che ti è particolarmente cara, perché secondo me questo è un argomento che può rimanere a diversi livelli vivo, no? Quindi inviterei chi ci ha seguito fin qui anche a commentare oppure a scrivere alla pagina, o cioè, possiamo tenerlo vivo e farlo e trasformarlo in nuovi appuntamenti o insomma essere ripreso. Sì. Vuoi dirci ancora molto, qualcosa? Molto velocemente faccio un excursus di altri generi musicali. Questo qua è molto semplice, ha poche informazioni parallele, come dicevo, quindi è facile da memorizzare. Ma per esempio, prendiamo una sinfonia di Mozart e cerchiamo di analizzare questa, abbiamo già più informazioni contemporanee da prendere in esame. Cosa fondamentale in questo caso è ricordare la melodia. Ricordiamo la melodia, la prima volta vediamo che si ripete alla stessa maniera una seconda volta e poi una terza, dopo di quello ci sono delle progressioni armoniche di cui si deve tener conto. Quindi si fa una base armonica del pezzo, sempre con le lettere come ho detto, si ricorda la melodia o applicandogli un testo, e questo era il metodo Bernstein, di Leonard Bernstein, spesso utilizzava dei testi da appoggiare alla musica per ricordare la melodia o varie parti di sinfonie, eccetera. Una volta che si memorizza la prima parte della melodia, si ricorda semplicemente la nota iniziale del resto della melodia e la struttura armonica sotto, perché poi va modulando e quindi cambiano anche le alterazioni. Per l'armonia si ricorda l'armonia base e poi delle forme che richiamano le note e semplicemente si ricordano le note di diverso colore a seconda dell'orchestrazione. Sì, effettivamente è un discorso lunghissimo, che riprenderebbe tantissimo tempo. Ma in teoria e in pratica queste sono questo è il nocciolo della situazione, insomma, per la memorizzazione musicale. E anche partiture complesse, come per esempio il Petrushka di Stravinsky, che ha strati diversi di accordi e di anche ritmi, perché sovrappone che sono 5 ottavi su un 2/4 o un 7 ottavi su un 3/4. In questo caso abbiamo soltanto 2 sezioni da ricordare, quella accordale e quella della melodia. È melodia che viene molto facilmente alla mente, anche successivamente, quando arriva la sezione 20 del Petrushka, abbiamo semplicemente 2 sezioni da ricordare, quindi sembra molto complicato, ma si va a analizzare nel particolare la composizione, diventa molto più semplice da memorizzarla, forse a volte più semplice di un Mozart o di un Beethoven, e sicuramente molto più semplice di un Bach a volte, nelle composizioni più complicate. Nella musica tonale, purtroppo, dobbiamo considerare tutto in do maggiore e segnare tutte le alterazioni. Quella è la difficoltà maggiore che c'è nella musica tonale. Ma possiamo creare delle strutture che richiamino comunque alla musica tonale, anche se in un verso atonale. Per esempio, qui abbiamo una sezione di accompagnamento. Accompagnamento che si può arrotondare per intervalli di terza, sovrapposizione di intervalli di terza comunque. Quindi possiamo far finta che questo sia un accordo di 6 note, quindi un accordo di 1/13 partendo dal re per sovrapposizione di terze fino per sovrapposizione di terze fino al sol.
E abbiamo re bemolle, fa diesis e mi bemolle, che sappiamo essere quelle esterne alla tonalità di do maggiore. Cioè, consideriamo sempre tutta la tonalità di do maggiore, tutte le note estranee alla tonalità di do maggiore le ricordiamo in modo diverso. Se procedono cromaticamente, non indichiamo nulla, semplicemente indichiamo la prima nota e con le varie alterazioni, eccetera, e poi le alterazioni successive le ricordiamo semplicemente perché sono cromatiche, quindi immaginiamo molto colorata questa nota, immaginiamo una nota che so che si dà a chino, una tecnica particolare. Ed è semplicemente questo il sistema di memorizzazione. Un'altra cosa da appuntare è che le note, per esempio, in levare vanno messe, per esempio, appese. Se sono crome, quindi se sono la metà dell'unità di tempo, devono essere indicate con una coda. Se la coda è biforcuta, sono semicrome e così via. Quindi questo ci serve un pochino per ricordare anche la ritmica, ma quello che ho notato nella mia esperienza è che il ritmo è la cosa più semplice da ricordare nella composizione. Secondo posto viene la melodia e a volte al terzo posto viene l'armonia. A volte le cose si invertono con armonia e melodia, ma la ritmica, il ritmo è sempre quello che è più facile da memorizzare nei brani. Sai però cosa mi viene da pensare da quello che stiamo dicendo? Che la scrittura musicale, la composizione musicale sia già molto strutturata e una forte capacità di analisi crei già sostanzialmente un palazzo della memoria. Cioè poi basta dare a quelle realtà dei colori o dei disegni particolari e sono già molto ricche di informazione. Mentre per esempio ricordare una frase può sembrare un oggetto lineare, e allora distribuirla nel tempo e costruirci intorno delle verticalizzazioni diventa un'operazione che fa il soggetto. Mentre qui c'è già contenuto, tempo e aggregazione verticale di ogni cosa. Quindi in realtà anche la famosa fuga di Bach, una volta analizzata bene, si tratta di trovare il riferimento mentale che ti aiuta a trovarti una storia, un percorso, diciamo, visivo. E sono quei piccoli riferimenti che vanno messi nei nostri palazzi della memoria. Non dobbiamo, come ho detto, dobbiamo essere efficienti, non dobbiamo ricordare tutto. Mettiamo solo quei piccoli riferimenti nei nostri palazzi della memoria che sappiamo cosa significano, sostanzialmente, perché sono immagini simboliche. E una volta che poniamo quelli nel nostro palazzo, non dobbiamo ricordare il minimo particolare. Poi può essere differente a seconda dell'uso che se ne deve fare. Un direttore di orchestra, questo qua per esempio l'ho diretto in Sicilia, è molto importante ricordarsi tutti gli attacchi di tutti gli strumenti. Certo. O la struttura generale, perché è una struttura di tutto il Kammer Concert a specchio, quindi è speculare dal centro, e ricordarsi anche a livello espressivo questa cosa per la seconda metà del brano. Un compositore può memorizzare delle armonie particolari di Messiaen come un'orchestrazione di Ravel, come una struttura formale di Beethoven. L'uso è molto vario. Un esecutore, soprattutto se è in uno strumento monofonico, come può essere che sia il violoncello, il flauto, eccetera, eccetera, con questi strumenti diventa più semplice la memorizzazione, perché bastano ancora meno punti di connessione con la memoria, quindi immagini, agende da inserire nei nostri loci. Ne bastano pochissime per... Io ho fatto l'esempio più complesso, cioè abbiamo una struttura atonale in un'orchestra, quindi il maggior numero di voci contemporanee con il maggior numero di strumenti possibili. Questo è lo stato più complesso, ma in realtà da qui si va solo a togliere, diventa molto più semplice. Sono molto, molto colpita da tante cose, ma soprattutto da una. Cioè, tu insegni, non insegni in un conservatorio per il momento, quindi hai necessità della massima semplificazione, suppongo, ecco, io non ho elementi, però devi far passare dei messaggi semplici e diretti.
Allora, tutta la complessità di cui ci hai parlato oggettivamente ha bisogno di una ulteriore elaborazione per essere semplificata. È veramente un lavoraccio. Beh, è un lavoraccio che si dovrebbe tecnicamente fare in ogni pezzo che si studia. Si dovrebbe analizzarlo da ogni punto di vista e un buon esecutore lo fa. Prendere un'analisi armonica complessa e capire bene come funziona è importantissimo per l'esecuzione del brano. E lo si sente poi quando si va all'esecuzione, se quella persona lo sta leggendo a prima vista o effettivamente si è dato del tempo per capire il brano sotto ogni punto di vista. Quindi di base dovrebbe essere il lavoro che fanno tutti. Poi il fatto dei palazzi della memoria per ricordare le varie parti e non dimenticare nulla di quello che si è studiato è un lavoro successivo che dovrebbe essere aggiunto a qualcosa di già fatto. No, ma io parlavo non tanto dell'esibizione quanto alla trasmissione a studenti della scuola media. Studenti della scuola media, per fortuna, c'è un materiale molto più semplice e quindi posso dire qui ricordati questa nota in particolare e con le dita c'è un particolare movimento da ricordare e allora questa nota per la sposti qui, la diteggiatura è la stessa e fai esattamente, non li faccio ricordare delle progressioni armoniche, a bambini non lo faccio ricordare. Quando insegno invece a persone più grandi, tendo invece di togliere di mezzo lo strumento e guardare la partitura e analizzare passo passo ogni punto della partitura, perché lì in realtà ne va tanto poi l'esecuzione della persona qui, del discente, insomma. Ma a un livello iniziale anche lo strumento è in qualche maniera un palazzo concreto della memoria, cioè se sei su un manico di chitarra, in qualsiasi posizione, su quale corda, con quale dito, diventa molto concretamente un ambito, anche perché poi subentra la posizione, proprio la fatica, il dito comodo e quello scomodo, che aiuta a creare una realtà nello spazio e anche nelle sensazioni, no? Quindi, esatto. Sì. Tutta la memoria naturale possibile, di tutti i tipi, che sia analitica o sensoriale o digitale, tutta va a favore di palazzi della memoria, o meglio, sono i palazzi della memoria che vanno a favore di quella che utilizziamo normalmente per memorizzare. Quindi è solo un aiuto in più, è appunto la memoria artificiale. Bene, ma mi sembra un argomento ricchissimo sul quale vale la pena di tornare, di conoscerci di persona. No, volentieri. Ma fa piacere sapere che una scuola, diciamo, a indirizzo, una media, tra l'altro non di una città ma di un paese abbastanza piccolo, ha insegnanti così appassionati e così specializzati, insomma. È una cosa che io penso spesso, che attualmente le medie o i licei hanno un fior di insegnanti giustamente che si meritano, perché altrimenti è inutile parlare di un sistema musicale quando poi l'educazione musicale provano a farla solo i conservatori, ed è quindi una risposta pubblica alla richiesta di educazione musicale molto, molto forte, molto formata. Sei un bel esempio di quello che può portare un ragazzino dall'avere una mezza idea di suonare la chitarra al fare una media e poi a proseguire. Ecco, è un inizio di studio molto prezioso quello che... Io la butto lì, ho avuto l'esperienza piccolissima della didattica a distanza, a me piacerebbe, ripeto, la butto lì e probabilmente ha delle difficoltà realizzative grandi, però se il Levanto Music Festival potesse fare delle pillole, tra virgolette, didattiche, la mia esperienza... ho dovuto rivedere il mio insegnamento all'università, appunto con la didattica, prima passando dalla formazione all'insegnamento in un master e poi nella didattica a distanza. Nella didattica a distanza il mio unico grande successo è stato di fare dei video di 11 minuti, che ne ho fatti ovviamente un numero piuttosto rilevante, però erano, diciamo, completi, conchiusi, nel senso che ciascuno aveva il suo senso, ed era, vuol dire, un modo di trasferire dei concetti complessi
in modo semplice, visivo, naturalmente con l'aiuto di slide, che è un po' quello che abbiamo fatto oggi, che però era, voglio dire, è risultato, essendo un insieme di tante cose, un pezzo unico. Io questa cosa mi ci sono già affezionata, purtroppo, perché io poi, quando mi vengono le idee, ho anche il pallino di volerle realizzare. Mi piacerebbe, penso che sarebbe molto utile anche a tutte le cose che ho imparato da Tiziana Canfori come direttore artistico di questo festival, cose che ignoravo. Io mi sono diplomata nel Pleistocene, praticamente, studiando da privatista, quindi voglio dire, mi piace tutto, perché imparo delle cose che mi sono persa quando sarebbe stato bene che qualcuno me le insegnasse, cioè a 18 anni e prima. Pensiamoci. Sì, sono collaborazioni preziose queste. Sì, no, disponibilissimo, assolutamente. Capisco che l'argomento poi nel contesto musicale diventa ampio, quindi ha bisogno di pillole pillole più o meno grandi per essere acquisito, ma in realtà sono piccole informazioni che si sommano, sono tante cose semplici che però devono essere ben giostrato in un argomento che è quel complesso. Come sì, c'è uno strumento generale che poi va adattato a una scrittura che è già molto complessa, ma dà anche nell'essere complessa molte indicazioni. Quindi sicuramente i palazzi della memoria poi vengono elaborati magari dal musicista stesso, che avendo imparato a utilizzarli per date, numeri, frasi, titoli e cose del genere, poi li utilizza per una lettura musicale che, come ci ha illustrato, è già piena di informazioni complesse contenute in disegni semplici, che sono poi la scrittura, per di più costruiti in un ambiente che è la partitura, come quella che abbiamo davanti, che ti dà già una struttura estremamente forte, quindi sì. Ripeto, io ho voluto fare un excursus partendo già da partiture complesse, proprio perché la prima domanda è: sì, va bene, mi stai facendo memorizzare la melodia di Frammartino, ma ci arriviamo poi quando arriviamo a memorizzare musica tonale di Alban Berg? Ci possiamo riuscire o no? In realtà possiamo vedere come non è poi così diverso da memorizzare un Frammartino, semplicemente sono più informazioni, sono piccole informazioni, ma in maggior modo. Sì, è che devi essere sicuro dei significati. Cioè, mentre la parola tesoro poi tu fai il forziere e ti aiuta, quando ti dico settima di dominante deve essere chiaro che cosa, di cosa stiamo parlando. Quindi c'è ma è più o meno la stessa cosa quando diciamo T per ombrello. Io immagino una C con la corona, so che si sta andando al fa. C'è poco da fare, quello. Sì. Si deve ben stabilire una base linguistica di immagini e agente, e poi da quella sviluppare il sistema. Ma in realtà sono pochissime immagini e agente nella musica, non ne servono tantissime. Comunque ho solo un rimpianto di non avervi avuto come insegnanti. ma l'insegnamento della musica è cambiato, ed è cambiata anche l'apprendimento della musica, le cose che stava raccontando Roberto prima, cioè di una moderata capacità di analisi o di vedere complessità di problemi, erano forse più facili, almeno a mio modesto avviso, nel conservatorio vecchio, diciamo, che non nel nuovo, che pretende un'educazione dell'orecchio, un'analisi, un'armonia fatta bene, fatta per molti anni, che diventa poi analisi, il collegamento fra le materie, il fatto che insomma lo stesso campo viene affrontato da diversi punti di vista. Questo te lo dà una formazione più composita, più di tipo universitario, che non quella professionale stretta, dove c'erano
sicuramente maestri stellari e molto capaci di affrontare anche, per esempio, l'analisi fatta bene, ma non era così obbligatorio, dipendeva molto da chi incontravi, ecco, mettiamola così. Quindi, bene, grazie di questa passeggiata nella didattica e in questi nuovi sistemi, direi incontriamo. Grazie a voi. Una cosa. E Roberto Cipollina non ce lo perdiamo. No, sarebbe un peccato. Grazie mille. Bene, allora chiudo, anche perché adesso scaricare e mettere su Facebook una lunghezza del genere non è facilissimo, mi metto subito al lavoro per scaricare e rendere disponibile. Spero in caso di problemi ci vediamo alle 6. E rifacciamo il piacere di rivederci e il dispiacere di dover ricominciare. Va bene, speriamo di... Bene, ciao a tutti, allora chiudo il meeting e chiudo la registrazione. Buona giornata. Grazie Roberto, ciao, a presto. Ciao.